questi Shein. Allora, sono arrivati in tempo record. Adesso vedete cosa ho comprato. Intanto la pallina per metterci dentro le crocchettine. Vediamo se ci metto così il pomeriggio, sta più tranquillo quando non ci sono. Adesso le andiamo a mettere. Poi la borraccetta portatile. Siccome io sono tirchia, questa l'ho pagata a 1,70 €. Siccome a me di quelle professionali non me ne frega niente, tanto è gigettino. Eccola qua. Praticamente si riempie di acqua, poi si gira e qua c'è il cosino per farlo bere, insomma. Beh, dai, non mi dispiace. Sacchettino porta sacchettini per Gigetto. Siccome quelle di plastica mi sbattono sul guinzaglio e mi danno noia, mi sono presa questo qua con 2 euro neanche. Adesso ci vado a mettere il mio sacchettino. L'ho preso rosa perché sapete a me piace il rosa. Insomma, eccolo qua, a me mi piace parecchio. Sotto si tira il sacchettino e sono a posto. Poi ho preso questo aggeggino qua, che lo vedevo spesso nei video così, che serve appunto per schiacciare il tubetto del dentifricio. Bah, poi vedremo se funziona. 70 centesimi. Per la mia dolce metà, il porta stuzzicadenti, che dovrebbe anche tirarti su lo stuzzicadenti. Adesso vediamo come si fa a smontarlo, perché non lo so. E funziona! Sarà contento Michele. Ho preso questa borsina porta pranzo. Allora, è piccina, pensavo fosse più grande, però l'ho pagata anche questa 2 euro. Cosa pretendiamo? Cosa pretendiamo? Quando ci sono cose a portare, è molto molto è carino. I fenicotteri, perché non mi garbano. Adesso l'apriamo. Dai, comunque è anche col refrigerato dentro, c'ha la caschina qua da parte. Anche questa non mi dispiace, anzi la uso subito, oggi mi ci porto via la roba da mangiare. Tac! Ho preso 2 scatole per le scarpe, devo montare e non ho voglia. E per ultimo un portascarpe, perché c'ho un posticino qui dove metterlo e poi farò vedere montato. Vabbè, sono contenta. Per essere tirchia, ho speso poco, ho preso un sacco di robine. Check! No vabbè, ma come sarà bellina la mia borsettina porta pranzo nuova, nuova acquistata su Shein, pagata 2,70 €. Sono tirchia, check! Allora, ho montato la scatola porta scarpe di Shein. Vabbè, per quanto costa, mi sembra 70 centesimi, cosa pretendiamo? Forse è un po' piccina. Vediamo, adesso ci provo un paio di scarpe, però insomma dai, la sua funzione la fa alla fine. Almeno vedi quello che c'è dentro, no? Allora, scarpe grandi non ce le possiamo mettere, però tipo io ho le mie ciabattine, le metto dentro così, girate per così, chiudo. Sì, pensavo fossero effettivamente più grandi, Chiudo, così. Comunque poi andiamo a chiudere, da fuori così, almeno vedo dove c'è dentro, ecco. E ci metto dentro le mie ciabattine e così le vedo luccicose. Queste le tengo da parte per quando piove. E questo invece è il portascarpe, molto molto diciamo shue shue, però fa la sua figura, almeno stanno diciamo messe in ordine, vero Gigetto? Sì.